And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Tra i più grandi stati d'Inghilterra, con i suoi 75.000 e più posti a sedere, l'Old Trafford di Manchester ospita le gare casalinghe di una delle squadre più vincenti della terra d'Albione. Cornice recezione, per oggi siamo nel teatro dei sogni, siamo all'Old Trafford di Manchester. Un saluto dalla coppia Pardo Adani, pronta a raccontarvi l'emozione di questo match sulle frequenze di EA Sports. Partita che mette di fronte Manchester United e Barcellona. Speriamo venga fuori una partita di quelle che piacciono noi, eh? Gol, occasioni da rete, i 0-0 noiosi, tranquilli, li lasciamo agli altri. Cristiano Ronaldo è chiamato anche oggi a dare un saggio delle sue meravigliose qualità. Il portoghese non delude praticamente mai. Dominante, può fare gol in tutti i modi. Diventa impossibile anticiparne la giocata. Il Barça è assieme al Madrid la squadra che ha conquistato più edizioni della UEFA Champions League nel primo ventennio degli anni 2000. I blaugrana sono stati spesso protagonisti di imprese memorabili. Parigi, Roma, Londra, Berlino, queste sono le città che hanno fatto da cornice trionfi del club catalano nella massima competizione europea nel nuovo millennio. E pensare che nel secolo scorso Pierre avevano ottenuto solo un trionfo nella competizione. Ecco le scelte del Man United. De Gea in porta, Maguire a comporre il pacchetto arretrato con Varane, Fred insieme a Pogba come mezzala, occhio là davanti a Cristiano Ronaldo. Ecco la formazione titolare del Barça, Ter Stegen tra i pali, Memphis insieme a Ousmane Dembélé come centrocampista esterno e davanti il Kun Agüero. Tra due squadre che non hanno nulla da invidiarsi l'un l'altra. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole. Depay. Errore qui, pallone sprecato. Ansu Fati. Vede un varco e si infila in dribbling. Ansu Fati! Tiro davvero da dimenticare. Ha scatenato il panico superando gli avversari abilmente. Purtroppo non ha finalizzato altrettanto bene, ma la giocata è stata d'applausi. Vuole il lancio filtrante. Bell'intervento difensivo. Chance per tirare! E c'è il gol del Barcellona. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori.
The goal scorer for Barcelona after 20 minutes is number 30. Occasione per il contropiede. Pallone interessante in verticale. Pogba! Bel tiro! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Everyone, please welcome our players. Si riparte per il secondo. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. È inevitabile che andasse così. Era davvero complicato trovare il varco giusto in mezzo a così tanto traffico. Prova la conclusione. Pallone fuori davvero di pochissimo. Gran peccato. Wan-Bissaka decide di sfruttare la fascia. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Sancho riesce a resistere all'assalto dell'avversario. Bruno Fernandes! Portiere battuto, rete! E il Manchester United ha pareggiato. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. And he's done it. It's a goal thanks to after 84 minutes is number 18 Bruno Fernandes. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Quando una gara finisce senza vincitori lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra, a volte anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto però. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia. Si alza il sipario sul Theatre of Dreams, è iniziato il match di Old Trafford. Prova ad attaccare il Barça nella metà campo avversaria. Pericolo scampato per il momento, ottimo lavoro difensivo. Avanza inarrestabile. È una girata di testa che ha messo a dura prova il portiere. L'ha tolta dalla porta con un intervento da campione.
Mister deluso, potevano andare avanti qua nel punteggio. La mette in area, ha provato di testa sugli sviluppi del corner, palla. Agüero, Barça che avanza con il suo stile inconfondibile basato sul tiki-taka. Pedri, De Gea, ma non è finita. Dice di no con una super parata. Cristiano Ronaldo, ecco Greenwood, potrebbe andare al cross, prova, dice di no con questo intervento. Hanno l'occasione della bandierina per mettere la freccia, stanno costruendo molto di più degli avversari, ma fin qui la stoccata vincente è mancata. Se avessero sfruttato anche solo una parte delle occasioni create, certo a quest'ora la partita avrebbe preso tutta un'altra piega. Cerca la profondità Bruno Fernandes, raccoglie il suggerimento del compagno. CR7 sblocca la partita. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. La conclusione di Cristiano da pochi metri, non ha lasciato scampo al portiere. De Jong. Si chiudono così i primi 45 minuti, risultato di 1-0. Decisamente buona la prima frazione di Cristiano Ronaldo. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare. Comincia il secondo tempo con il Manchester United in vantaggio. E c'è il palo! Palla allontanata. Cristiano. Gioco fermo, posizione irregolare, era una palla gol importante questa. Depay. Barça che avanza con il suo stile inconfondibile basato sul tiki-taka. Possibilità per il Barcellona, la calcio d'angolo, Blaugrana caccia del gol del pari. Varane, contrasto deciso, prova la conclusione, favoloso De Gea. Palla verso il centro dell'area, corner che non produce risultati. Depay, sicuro l'intervento del portiere che va in presa. Busquets, Coutinho, palla per Dembélé. Coutinho, attenzione perché l'arbitro l'aveva già ammonito in precedenza. Calcio di punizione, ha rischiato il secondo giallo qui. Può ritenersi fortunato di essere ancora in campo. Che è passata non di molto sopra la traversa. Ha calciato davvero bene, è andata alta di poco.
Attenta qui la difesa, palla allontanata. Ecco Greenwood. Stanno vincendo e possono dunque permettersi questo tipo di possesso palla nel finale. Va per vie centrali qui. Difensore che ferma tutto, sfuma il tentativo avversario. Attacca il Barcellona fino alla fine a caccia del gol del pareggio. Buon tackle, ha concesso la touche. Ancora 120 secondi alla fine. Sancho. Attenzione a CR7. Palo e gol. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Entra in modo perfetto. Bruno Fernandes. Supera facilmente il difensore. Ed eccolo il gol che con ogni probabilità chiude il match. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. L'ha poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Ora conducono, così può bastare. Fischia l'arbitro, vittoria per la formazione di casa. Risultato che non fa una piega, Pier. Se c'era una squadra che meritava di vincere oggi erano loro. Hanno avuto il pallino del gioco in mano per larghi tratti del match. Hanno concesso davvero il minimo sindacale alla formazione rivale. Il solito Cristiano Ronaldo, anche oggi un vero e proprio incubo per la difesa avversaria. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro.